Allora Martina, tu sei nel cast di Lift, questa coproduzione internazionale per la regia di Evgeny Grey, che potremmo dire è un noir action, dove tu interpreti la leader di Leviathan, l'organizzazione di hacker nota per la sua brutalità. Il tuo personaggio è l'antagonista della storia assieme al personaggio di Jean Reno, che poi la cosa bella è che c'è una dinamica fra questi due cattivi che adesso esploriamo. Intanto ti chiedo di parlare di questo personaggio. Sì, esatto, è come dire, nota per la sua efferatezza e per la sua brutalità. E, come dire, ovviamente spesso mi viene chiesto rispetto all'approccio a questi personaggi, come dire, con una discutibile morale. E la cosa che per me è molto importante come attrice, penso che questo che potrà essere detto da qualsiasi settore in realtà, è molto importante stare al di fuori del giudizio di un personaggio, in modo tale da poterlo veramente incarnare e da poter allora davvero lasciare il giudizio al pubblico, a chi osserva. Non è compito mio, io sono, come dire, sono un veicolo per questo personaggio, non sono giudice. Però sì, sicuramente è stato interessante avventurarsi in dinamiche, come dire, piuttosto diverse da quelle della mia vita quotidiana, mettiamola così. Esatto, perché poi è una donna, il tuo personaggio molto dura e spietata, che poi ha anche dei contrasti con quest'altro antagonista interpretato da Jean Reno. C'è anche questa è la Sì. dinamica interessante, che non vanno, sono due cattivi che non vanno d'accordo. Sì, sembra che abbiano dei principi, come dire, chiamiamoli etici, anche se di etico c'è veramente poco in quello che fanno, che però in qualche modo si scontrano. Sembra che abbiano diverse, come dire, linee di demarcazione, punti oltre ai quali non vogliono andare. E sicuramente il mio personaggio ha poca pazienza per la disorganizzazione di Jorgensen e del suo entourage. Non ha tempo da perdere, e non ha assolutamente il desiderio di farsi, come dire, imprigionare o scovare da Interpol. Beh, direi un personaggio divertente da interpretare, perché poi questo genere di film sicuramente, anche se danno uno spaccato di realtà, però allo stesso tempo sono divertenti, ecco, da interpretare. E poi è un tipo di action veramente diverso da quello americano, quello che fate nel vostro film. Sì, c'è, come dire, questo tipo di personaggio nell'action comedy, drama, mantiene una sorta di leggerezza che lo rende affrontabile in modo un pochino meno pesante dal punto di vista del lavoro attoriale. Se stessimo parlando di un drama in senso stretto, il lavoro andrebbe fatto un lavoro emotivo e sul personaggio diverso. Però questo tipo di film permette comunque di esplorare, di presentare un personaggio del genere, ma mantenendo appunto, stando nella dinamicità dell'azione che continuamente viene proposta, no? E di cui Gary è assolutamente maestro, no? Già dai tempi di Italian Job e dei suoi film di cult. Esatto, per parliamo di Tanja, parliamo veramente di un film straordinario, che ricordiamo che lo fece negli Stati Uniti con Charlize Theron, Edward Norton, Mark Wahlberg, Donald Sutherland, veramente anche lì un super cast, davvero. E Esatto. magari che regista è tipo sul set, che già le indicazioni dava poi attori, quando si ogni giorno costruivate una scena del film. Ma Gary è un regista che lavora veramente molto equamente con tutti gli attori. È un regista che guida, ma allo stesso tempo lascia all'attore libertà, quindi è veramente molto 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 bello e molto creativo essere diretti da lui. È una persona che ha una visione, un regista che ha una visione estremamente chiara e mette questa visione estremamente chiara al servizio del cast, per cui, come dire, non mi sono mai sentita non guidata, ma allo stesso tempo mi son sempre sentita molto libera di creare. Ci sono stati anche dei momenti, come dire, di improvvisazione nel lavoro che abbiamo fatto. Il lupo che è nella scena insieme a noi non era presente sin dall'inizio. Tu sei un'attrice italiana che però vive in Inghilterra, hai anche una tua casa di produzione. Ecco, ti chiedo, come ho già chiesto a Stefano, che è l'altro attore italiano del cast di questo film, come sono, ecco, questi set?
internazionali, perché noi li vediamo come qualcosa, almeno in Italia li vediamo sempre come qualcosa di lontanissimo da noi. Tu che li vedi ogni giorno, come cosa mi dici sulla tua esperienza? E anche al proprio Ma in realtà ogni set è completamente diverso, nel senso che mi piace pensare a un set un pochino come una città e la città è fatta dai propri abitanti, quindi essendo persone diverse sul set, ogni set è diverso, ha delle dinamiche diverse. Quello che ho riscontrato è che direi che in generale i set internazionali sono molto aperti, molto dinamici, ovviamente ci sono influenze, persone che arrivano da tutto il mondo, c'è questa grande apertura, questa grande appunto dinamicità che arriva dall'incontro di così tante esperienze diverse. Per quanto riguarda altri set invece un pochino più contestualizzati all'interno del paese in cui si trovano, mi è capitato di girare qui in Inghilterra The Diplomat, che è un'altra serie Netflix, e un set invece che, su cui sono stata, in cui la serie è stata girata completamente a riga. In questo caso si tratta di set più, non lo so, forse direi più riservati, più contenuti, che rispondono un pochino di più alla dinamica e alle abitudini del paese in cui si trovano. E questo non è né in positivo né in negativo, è semplicemente appunto una differenza che io ho riscontrato e che, però in tutte le mie esperienze, sono sempre stata fortunata nel trovare grandissima professionalità. Da parte di chiunque stesse di fronte alla camera e dietro la telecamera, quindi tutte esperienze estremamente positive. Esatto, ricordiamo che tu hai fatto diversi film e serie all'estero, hai citato The Diplomat, che è stato anche candidato agli Emmy Awards, Emergency Exit, poi anche una webserie del 2016, Free You, The Night of the Mankind, sono tutte esperienze di legato internazionale. Sì, assolutamente. Essendomi trasferita anche piuttosto presto, poi appunto in Inghilterra, spesso faccio parte di questi progetti che sono di matrice internazionale, nel senso che a volte sono recluta italiana, a volte sono recluta britannica, in base alle esigenze del set, mi inserisco per quello che serve. Esatto. E tu, e tra l'altro, il tuo percorso parte dalla tua regione, che tu sei bergamasca e hai studiato alla Paolo Grassi a Milano, una delle scuole di recitazione più Sì, importanti d'Italia. è stato un percorso molto bello che è iniziato, come dire, non sono necessariamente una di quelle persone che ha capito che voleva fare l'attrice a 5 anni. Non è andata così, per me il percorso è stato diverso, volevo fare la pallavolista, ero una pallavolista, ma non ero come, che è una cosa molto, molto comune nella bergamasca, abbiamo dei team sportivi molto forti. Ma diciamo che non ero forse sufficientemente brava, sufficientemente talentuosa per far diventare quella una carriera. E poi mi sono trasferita a Milano, ho studiato filosofia all'università e dopodiché, andando a teatro, le sere, in sere molto difficili del periodo universitario, ho ricominciato, davanti agli spettacoli di Emma Dante, i primi spettacoli, come dire, iconici di Emma Dante, fra cui Cani di Bancata e quant'altro. Ho scoperto questo amore per il teatro e quindi mi sono preparata, ho deciso di fare le audizioni e ho cominciato il mio percorso in Paolo Grassi e poi da lì, insomma, tutto il resto. Esatto, hai lavorato anche con Giuseppe Battistone, uno dei più grandi attori italiani. Potresti essere un grande attore di cinema, anche un grande attore di teatro, anche lui ex Paolo Grassi, Giuseppe. Esatto, con Giuseppe ho lavorato in teatro. Giuseppe era stato anche mio insegnante in accademia, tra l'altro, per un periodo, e dopodiché l'ho ritrovato fuori dall'accademia in questa produzione diretta da Andrea De Rosa, quindi un cast molto bello, una produzione molto bella. E il mio percorso in Italia è stato essenzialmente un percorso teatrale, prima di spostarmi in Inghilterra e intraprendere invece un percorso più legato al cinema. Esatto, però tu in Italia hai partecipato a una delle serie più belle sicuramente che hanno prodotto in questi ultimi anni, che è Non uccidere, con la regia di un talento del sud che è Giuseppe Gagliardi, grande regista calabrese, con protagonista Milan Leone.
Quindi una serie poi con Sì, parenti era. proprio delle Sì. nostre zone del sud. Io sono di Messina, infatti fa piacere anche sapere che la Esatto. folgorazione è nata con Emma Dante, che per noi Emma chiaramente Dante, è una personalità di prestigio, ovviamente Emma Dante. Io ho anche avuto l'onore di intervistarla quando fece il primo film a Venezia. Emma Dante, che è di Palermo, ed è una grandissima anche insegnante di recitazione, oltre che regista, e Eva assolutamente, assolutamente, Camilleri. che purtroppo non ho. Esatto, che purtroppo non ho avuto mai occasione di incontrare o con cui non ho mai avuto occasione di lavorare, ma chissà, mi piacerebbe, amo molto anche insomma, i suoi film e per me è sempre stata, come dire, è la responsabile del mio innamoramento di questo mestiere, quindi ci sarà sempre dentro di me un posto speciale per Emma Dante, per il suo lavoro. Invece, come sta questa esperienza in Non Uccidere, che è una serie ovviamente molto diversa dalle serialità, dalle fiction che di solito vediamo in televisione? Sì, era una delle primissime esperienze su un set per me, in una parte piccolina, ed è un'esperienza che sicuramente mi ha mostrato come un set funziona e la bellezza di questo mondo verso cui poi ho voluto spostarmi. Per me la telecamera è come dire, il mio primo, in questo momento, e penso ancora per. La mia esperienza è partita con l'idea che avrei fatto teatro per sempre, in modo molto purista. In realtà poi si è spostata, anche grazie a esperienze come quella di Non Uccidere, si è spostata invece verso il cinema e verso la televisione, che è una dimensione in cui io mi trovo molto più a mio agio, che mi permette di esprimermi, è molto più in linea, che sento molto più in linea con me, e sicuramente quella è stata una delle esperienze che mi ha intrigato e che mi ha fatto cercare una via per spostarmi verso la telecamera. Tornando un attimo a Lift, la cosa bella è che oltre a Gugun Badarò c'è anche, che è una poliziotta, poi c'è anche poi il tuo personaggio, che invece è un antagonista, quindi è bello questa par condicio, direi, anche diciamo nell'antagonismo, nel male, all'interno di questa storia. È una cosa molto bella, che anche all'interno di un film, ecco, di genere come Lift, ci sia questa par condicio, che quindi anche la donna può essere appunto protagonista anche in negativo, quindi essere un antagonista a tutto tondo. Penso che ormai da tempo si vedano questi ruoli che possono essere ricoperti alla grande anche da personaggi femminili, anche da donne. E la mia speranza è che si amplino sempre di più, che ce ne siano sempre di più e che io stessa e altre colleghe si possa, come dire, occupare questo spazio, accanto ai nostri colleghi uomini. Speriamo infatti che sia sempre di più, e già negli ultimi anni direi, anche in cinema italiano, siamo sulla buona strada da questo punto di vista. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. E parliamo anche della tua attività in Inghilterra con la Ebram Jean Films, con cui hai prodotto dei cortometraggi che sono stati anche presentati in festival internazionali. Sì, il nostro ultimo cortometraggio è andato molto bene. Siamo stati negli Stati Uniti a Cinequest, che è un festival che è Academy Qualifying, quindi legato all'Academy, agli Oscar. Siamo stati a diversi festival qui in Europa e in Inghilterra e attualmente abbiamo finito da poco di girare il nostro lungometraggio di debutto, che è un horror psicologico e che non vedo l'ora di poter condividere, di poter portare ai festival e di poter presentare perché è un progetto a cui tengo molto, un progetto molto personale. Non perché riguardi me assolutamente, non mi interessa raccontare di me, ma perché c'è molto del mio di che cosa significa per me fare arte e del tipo di film che mi piacciono, quindi non vedo l'ora di poterne parlare. E quindi è un progetto interessantissimo, e chissà che non si riesca ad arrivare anche in Italia, in contesti come i festival, che sono proprio dedicati a questo genere di film, o anche ovviamente le grandi vetrine come Venezia e la Festa del Cinema di Roma, che sarebbe secondo me la cornice Ma io perfetta spero per proprio di sì. presentare questo Spero progetto. proprio di sì, anche perché è un film, è una produzione inglese che però sono tornata a girare in Italia perché uno dei miei desideri è quello di creare un ponte fra l'Inghilterra e l'Italia. Mi piacerebbe tornare in Italia a recitare anche in Italia, è da tanto che non ci sono.
E per cui sono tornata a girare questo film nella Bergamasca, nella mia zona d'origine, quindi, come dire, spero che sia il punto di partenza per una serie di progetti e un ritorno anche in Italia, perché no? Esatto, speriamo di sì. E poi voglio ricordare la tua esperienza ed attrice col REC, che ti ha diretto in tanti film. Quindi è stato Faye come è la mia business partner, è la mia business partner nella compagnia di produzione anche. Noi abbiamo uno studio di recitazione qui a Londra, lavoriamo insieme da anni e è sicuramente la persona con cui ho raggiunto a livello creativo è la regista di questo film di cui stavo parlando, che abbiamo appena terminato, scrittrice e regista. Ed è una persona con cui sono in estrema sintonia creativa, e che riesce a dirigermi e a portarmi in luoghi dove ancora non sono stata con nessun altro. Questo è importante, È una perché regista che amo molto. ultimamente in The Diplomat, così con Lift, ti sei ridoppiata. Ricordiamo chi ti ha diretta al doppiaggio, quando ti sei ridoppiata in questi In due Lift non mi sono ridoppiata, non ho avuto tempo di ridoppiarmi purtroppo, nel senso che il processo di doppiaggio è iniziato e si è svolto molto velocemente, per cui io ero a Londra e una collega mi ha doppiato, non sono stata io a doppiarmi su Lift, una collega molto brava, che ringrazio, però purtroppo appunto non c'è stata questa occasione per me di ridoppiarmi. E per quanto riguarda The Diplomat, The Diplomat è la mia parte, una piccola parte, sarà una parte nella seconda stagione, tra l'altro in francese, quindi chissà chi mi doppierà su questo. Il Lift ti ha doppiato da Francesca Manicone, che è una doppiatrice straordinaria. Io l'ho anche conosciuta Esatto, che personalmente. doppia Emily Blunt, grandissime attrici, per cui insomma è molto bello essere anche doppiati da colleghi così, così bravi nel proprio mestiere. Sì, ormai è qualcosa di raro, perché accadeva di più nel vecchio cinema italiano che gli attori fossero doppiati. Giustamente così, però in casi come il tuo, chiaramente è stato necessario che tu fossi doppiata. Mi sarebbe piaciuto doppiare, avere la possibilità di doppiare il mio personaggio, ma i tempi sono stati un pochino troppo stretti e quando l'abbiamo saputo, non c'è stato modo per me di spostarmi da Londra a Roma nell'arco di così poco. Per cui purtroppo nel senso che mi sarebbe piaciuto, ma appunto il lavoro che è stato fatto è stato eccellente, quindi sono comunque molto contenta. Scusate, del resto con una professionista del genere, che è veramente straordinaria, magari non celebrata forse come meriterebbe Francesca, però veramente straordinaria. Mi fa piacere dal momento che, Esatto. mi fa piacere, ecco, dal momento che io sono cofondatore e collaboratore di Enciclopedia del Doppiaggio, sito parte del Creatore di Fine Segno, e ho cominciato a fare interviste 21 anni fa in questo settore. Mi fa piacere vedere anche questa tua ammirazione nei confronti dei nostri doppiatori e del doppiaggio. Assolutamente, se c'è una scuola di doppiaggio che è degna di nota, è sicuramente quella italiana, no? Lo sappiamo ed è anche molto celebrata per questo motivo. Esattamente, e questo è importante perché veramente è un'eccellenza. Al momento sicuramente ci sono stati alcuni problemi legati a tante vicissitudini che hanno portato allo sciopero nell'ultimo anno, però ecco, rimane un'eccellenza il doppiaggio, assolutamente. Chiudo questa intervista ricordando appunto l'appuntamento con Lift su Netflix, e invito chi ci sta guardando a vederlo in doppia versione, magari partendo proprio ovviamente dall'originale. Originale, dove poi vedo recitato ovviamente in inglese. E poi rivederlo con il doppiaggio di Francesca, assolutamente. Lo dicevamo anche con Stefano, proprio chiudendo l'intervista con Stefano, che lui appunto ha detto: vedete prima la versione originale, perché io mi sono fatto, diciamo, un matto così per recitare in inglese, che almeno abituato di te, da quello che ho capito. Sì, per me l'inglese anzi è ormai più semplice perché nella mia quotidianità parlo l'italiano con nessuno, giusto con mia mamma quando ci sentiamo al telefono, però questo, infatti è stato interessante anche fare questo giro di interviste in italiano perché ogni tanto ci sono dei termini che come dire, si mischiano e danno origine a degli interessanti, interessanti nuove parole. Che spero non siano uscite in questo caso.
Mi sembra di aver tenuto un italiano abbastanza corretto. Sì. Poi in ultimo voglio dire che tu vieni da una zona, quella del Bergamasco, che anche quella è una zona di talenti straordinari. Penso ad Alessio Boni, uno dei più grandi attori italiani, che è di San Nicoli, vicino a voi. Renato Cortesi, grande attore, doppiatore, che ha fatto tantissimo teatro, tanti musical, ha doppiato alcuni dei più grandi attori del mondo, da Gerard Depardieu ad altri, ad André Dussolier. Insomma, è una zona, la vostra, Assolutamente, dove chiaramente. siamo dei lavoratori, non abbiamo paura di sporcarci le mani, mettiamola così. Già, avrebbe da dire sicuramente anche Alessio che lui ha cominciato come piastrellista nell'attività di famiglia da ragazzo prima di andare a Ecco. Roma a fare la Silvio D'Amico. Assolutamente. Sì, Tipico. esattamente, questa è un'ottima cosa. Sì, in questo sicuramente somigliate un po' a noi siciliani, il fatto di voler lavorare, appunto, di avere il senso del lavoro. Questa è una bella cosa, naturalmente. Di darci da Grazie. fare, di ingegnarci. Esatto, grazie Martina, alla prossima. Ciao. Grazie Marco.